Rio de Janeiro anche i cani sfilano in un evento interamente dedicato a loro, il Blocao, anteprima del carnevale più famoso del mondo, che inizierà il 10 febbraio. La manifestazione è andata in scena domenica scorsa, lungo l'Avenida Atlantica, il lungomare che costeggia la spiaggia di Copacabana. Accompagnati dai loro padroni, centinaia di cani di tutte le razze hanno sfilato vestiti con le maschere più buffe e strane, dal barboncino in tutù rosa al cocker in versione motociclista, fino al labrador con parrucca bionda. Oltre a miglior amico dell'uomo, non sono mancati altri animali, come gatti e galli al guinzaglio. I cani si sono fedelmente prestati al gioco dei loro padroni, che sembravano i più divertiti di tutti a quanto pare, impazienti di festeggiare l'evento più atteso della città, il carnevale. Domenica prossima, le più famose scuole di samba di Rio sfileranno nel sambodromo e daranno inizio ai festeggiamenti, a cui sembra parteciperanno 5 milioni di persone. Via quindi guinzagli e croccantini, ora la scena è tutta per i carri e le maschere, stavolta umane.